Massimo Roberto, io faccio il capo area per il gruppo RIAG. Noi siamo ritenuti i leader in Italia per la distribuzione di ricambi nel settore aftermarket e siamo stati acquisiti da un gruppo americano che anche lui a sua volta è leader mondiale sempre in questo settore. Il rapporto con Assoricambi è consolidato da anni, sempre cresciuto. Rappresenta per il gruppo sicuramente un consorzio di riferimento perché è sicuramente il più grande che c'è in Italia e noi siamo sempre stati attenti nel seguirlo sia dal punto di vista commerciale sia dal punto di vista anche di appoggio come fornitore. Le tre caratteristiche fondamentali per la collaborazione con Assoricambi sono sicuramente, la prima, direi gli attori principali e più importanti sono all'interno di questo gruppo. Quindi è rappresentato da gente che nel settore ha un suo perché. Dopodiché sicuramente la seconda direi è il più grosso consorzio con cui poter lavorare in Italia, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, quindi è il più capillare anche come numero di presenze e poi rappresenta ovviamente un fatturato importante dove noi sicuramente dobbiamo dedicare un'attenzione particolare. Avere Assoricambi come partner è impegnativo perché gestire un consorzio rispetto a gestire un cliente cambiano un po' gli aspetti e le dinamiche, però è ovvio che per noi è molto importante poter colloquiare con una persona che praticamente rappresenta molte ragioni sociali e molte aziende in tutta Italia. Il nostro futuro direi che nell'immediato, perché futuro a lungo periodo diventa difficile immaginarlo, nell'immediato è quello sicuramente di continuare a seguire i consorzi e i clienti all'interno del consorzio come abbiamo sempre fatto e come abbiamo sempre dichiarato di fare. Magari al contrario di altri competitor che scelgono strade diverse, comunque la nostra scelta è quella sempre di giocare la partita con i nostri clienti che sono ormai storici, direi, da parecchi anni. Il nostro punto di forza sicuramente è la grandezza del gruppo che ci consente di avere un servizio, direi, eccellente come forse pochi hanno, per non dire nessuno, e una disponibilità, una gamma di prodotti e un inserimento di prodotti nuovi continuo, questo dovuto appunto alla potenza di fuoco che ha il gruppo rispetto magari ad altri competitor. La caratteristica che c'è in Italia del ricambista è una caratteristica un po' anomala rispetto anche solo all'Europa, senza andare oltre oceano, però è una caratteristica che è tipica del nostro mercato, quindi in questa fase e nella prossima direi che senz'altro noi continueremo a perseguire questo tipo di distribuzione perché riteniamo che in questo momento, in questa fase, in questo mercato sia ancora valida tuttora. Nel futuro sicuramente il mondo evolve ed è un punto interrogativo penso per tutti. Il digitale inteso come internet è chiaro che non possiamo fermarlo, è un fenomeno che forse in Italia rispetto all'estero diciamo in una fase un po' più lenta come espansione ed è meno utilizzato, però è ovvio che rappresenta il futuro come abbiamo visto in questi anni, quindi è inevitabile che sarà uno degli aspetti del mercato, diciamo, nuovo rispetto a qualche anno fa, che dovremmo considerare tutti, noi come distributori, Assoricambi e i suoi associati come ricambisti e come grossisti, questo sicuramente.